Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio, così come buon pomeriggio anche al suo ospite, Andrea Berardinelli. Mi perdonerete, ma c'è un sole eccezionale, c'è il mare sullo sfondo e vorrei essere quasi al vostro posto, nonostante questa inevitabilmente potrebbe, anzi sicuramente sarà una stagione estiva molto, molto particolare. Buon pomeriggio, Paolo. Grazie, grazie Andrea, grazie Jacopo, pardon, buon pomeriggio, un cordiale saluto ad Andrea Berardinelli, presidente provinciale della FIBA Confesercenti e tra l'altro anche gestore dello stabilimento L'Aretusa dove siamo. Buongiorno, Berardinelli, allora ieri c'è stato questo flash mob che avete fatto tutti voi gestori di stabilimenti balneari lungo la costa abruzzese, un solo ombrellone sulla spiaggia per dire cosa? Mandare un messaggio alle autorità locali e nazionali di affrettarsi nel darci le direttive, le linee, i protocolli con i quali potremo avviare le nostre attività che scalpitano, siamo tutti su una linea di partenza e se non c'è uno sparo, un inizio, abbiamo grossi grossi problemi sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo preparare, dobbiamo informare i nostri collaboratori, formarli e poi adeguarci ai protocolli che ci daranno. Si era detto che ci sarebbe stata probabilmente la possibilità di partire con un po' di anticipo rispetto a quella che era stata inizialmente la data prefissata per l'inizio dell'attività. Sarà ancora possibile partire leggermente prima oppure no a questo punto? Guarda, di date se ne sono dette tante. Il problema è sempre quello, a noi occorre comunque del tempo per prepararci. E prima ci danno i protocolli e prima questa data può essere anticipata. Io credo che almeno sarebbe l'ideale iniziare il 29 di maggio, che è un venerdì, è un weekend, si prepara il weekend e potrebbe essere un punto di partenza. Però ovviamente noi siamo in attesa di qualcosa che probabilmente stanno preparando e ci daranno molto presto. Partire il 29 di maggio significa preparare tutto entro quella data. Vediamo alle nostre spalle la spiaggia spoglia, senza ombrelloni, senza alcuna attrezzatura. Ci sarà il tempo poi per il 29 di maggio eventualmente per poter far trovare la spiaggia pronta all'inizio della stagione? Io ottimisticamente dico se non è il 29 è il 1º giugno. L'importante è che queste direttive ci vengano date il prima possibile, entro questa settimana per poter poi adeguarci. Dobbiamo assumere i collaboratori, formarli, adeguarli alle nuove misure di sicurezza in relazione alla pandemia, quindi almeno ci occorrono una decina di giorni, poi per l'allestimento della spiaggia, tutto ciò che occorre. Jacopo, a te la linea con Andrea Sì. Berardinelli che è a nostra disposizione per qualche domanda, ovviamente anche da studio. Io innanzutto lo ringrazio, ovviamente le do il buon pomeriggio. Volevo chiederle se è riscontrato magari tra gli altri balneatori un po' di timore che al netto del fatto che noi speriamo sempre che le direttive arrivino presto e che si arrivi comunque ad una stagione estiva più normale possibile. Se ha percepito comunque un po' di preoccupazione da parte dei balneatori per il fatto che i cittadini, benché rassicurati dalle misure di sicurezza che allestirete, comunque preferiranno non venire per non rischiare. Ecco, c'è questa preoccupazione? Sicuramente qualcuno sarà preoccupato, almeno nella fase iniziale aspetterà l'evolversi della situazione. Però immagino che ci siano tanti altri pronti a voler iniziare subito la stagione balneare. Noi continuiamo ad avere persone che vengono a prenotare il proprio ombrellone, la propria attrezzatura, consci che sicuramente sarà una stagione diversa e con comportamenti differenti. Però io sento anche tanta voglia di evadere dopo tanto tempo passato in casa. Ecco, a proposito di questo, peraltro non più tardi di ieri, in intervista al Premier Giuseppe Conte sul Corriere della Sera, che ha assicurato che gli italiani faranno una vacanza quanto più
normale possibile e potranno farlo in sicurezza in Italia. Vi siete comunque, al di là delle linee guida che arriveranno e che per voi adesso sono ancora ignote, però sostanzialmente da quello che pare di capire, soprattutto per la fruizione di bevande, alimenti, bisognerà attrezzarsi per consegnare all'ombrellone sia bevande che alimenti. Non ci sarà più lo stabilimento vissuto come siamo stati sempre abituati. Si va nello stabilimento, si prende il caffè, qualcosa da mangiare. Quello probabilmente non ci sarà più. Guarda, sicuramente adotteremo delle misure tali da evitare assembramenti, riunioni. Il concetto del bancone o del frigorifero a cui tutti si avvicinano per prendere il proprio gelato o la propria bevanda o qualsiasi altro probabilmente non esisterà come prima, però il servizio, la seduta al tavolino potrà essere fatto in maniera diversa, e tutto volto ad evitare assembramenti, riunioni o tutto quello che si può fare in sicurezza. Sicuramente rafforzeremo il servizio sotto gli ombrelloni e daremo adito a tutta la nostra fantasia per evitare problemi. Ci potrebbe essere, ovviamente noi parliamo sempre sulla carta, prendiamola così, proviamo a fare delle ipotesi. Controllo sotto l'ombrellone, ma potrebbe esserci anche un controllo nel momento in cui si va in acqua. Un controllo ulteriore, oltre a quello che già c'è, ovviamente. Sì, il controllo già c'è, diciamo che di solito c'è un addetto alla sicurezza che è un bagnino brevettato. Per le regole in base alle regole che ci daranno, sicuramente interverrà anche per il distanziamento e per evitare assembramenti. Questo mi pare abbastanza ovvio, almeno nelle fasi iniziali per educare le persone saremo molto stringenti nell'applicare le regole. Però questo era immaginabile e alquanto tra parentesi scontato che avvenisse. Ecco, le faccio l'ultima da parte mia, visto che si è molto parlato in questi giorni, primi giorni di fase 2, di assembramenti, di gente senza mascherina, proprio a Pescara il 1° maggio, lo ricordiamo tutti, c'è anche un po' di timore che questi comportamenti che precedono la stagione estiva possano veramente creare ulteriori problemi in relazione alla curva dei contagi? Cioè, se il 1° maggio... No, speriamo di no. Se il 1° maggio ci dovessero essere in futuro dei contagi dovuti agli assembramenti di questi giorni, e poi si torna tutti punti a capo, ecco. Io credo che dobbiamo ricominciare, cercando di ricominciare in sicurezza, nella massima sicurezza. E ovviamente ci deve essere sia una fase 2 che una fase 3. Quindi. Se non pensiamo, se mai iniziamo, mai verifichiamo tutto questo, quindi io credo che dandoci i protocolli giusti andremo tranquillamente avanti e non ci saranno nessun problema di ordine sanitario. Io spero, mi auguro che poi l'utente, la gente si adegui a queste nuove regole e noi comunque faremo di tutto per farle rispettare. A proposito, l'ultimissima davvero, e chiedo perdono perché l'ultima era quella di prima, adesso mi gioco davvero l'ultimissima. A livello di prezzi, ci saranno dei cambiamenti? Comunque il fatto che una spiaggia con meno ombrelloni, diciamocela tutta, diventa anche un po' più esclusiva. E dunque potrebbero risentirne i prezzi, oppure no? Oppure come categoria vi siete di fatto imposti un calmiere, un paniere? Ecco. Di questa cosa io parlo a livello personale, ho parlato con altri colleghi. In genere, almeno per questa zona dove siamo noi, Pescara Portanova, resteranno invariati o leggermente aumentati, ma di una percentuale minima, i prezzi. La categoria ha solo bisogno di lavorare. Quest'anno non sarà un anno di espansione, ma sarà un anno di mantenimento. Noi speriamo almeno di mantenere e di poter fare fronte alle spese sia fisse che variabili a cui andiamo incontro durante la stagione. Paolo.
proprio su questo, prima di chiudere, la domanda è conseguenziale. Voi cosa chiedete a livello economico alla Regione e al Governo? Mi riferisco all'IVA, mi riferisco anche alla questione del pagamento di tasse e tributi per quest'estate e anche per i prossimi mesi. Chiedete una sospensione, chiedete una riduzione? Io come minimo, partiamo da una base di richieste minime, di adeguare la nostra IVA a quella del settore turistico, come quello degli hotel che è il 10%, e di almeno venirci incontro spalmando i pagamenti obbligatori che abbiamo, tipo le tasse locali e le concessioni. Qualcuno chiede addirittura di toglierle completamente, io non so se lo Stato sia in grado di farlo, lo spero che sia in grado, però se non è in grado questi pagamenti di spalmarli su più anni fiscali.